Un collegamento con pianetazzurro.it per parlare anche del futuro di Walter Mazzarri, perché non è soltanto un periodo importante per la Juve Stabia, per l'Avellino, per il Benevento, per la Nocinea, per tutte le piazze campane, ma anche per il Napoli, perché oggi è il giorno dell'incontro a Castelvolturno. C'è anche la cena questa sera tra Mazzarri e De Laurentiis. Ce ne parla Vincenzo Letizia di Pianetazzurro. Ciao Vincenzo. Buon pomeriggio a Bruno, buon pomeriggio agli amici in ascolto. Cosa succederà? Mazzarri resterà oppure andrà via? Allora, io credo che a questo punto sia davvero molto difficile che Mazzarri possa restare a Napoli. Credo che lui abbia deciso di cambiare aria già da un bel po', credo da un mesetto abbondante. Non ne conosciamo i motivi, anche perché insomma l'offerta che gli ha fatto De Laurentiis è una di quelle davvero irrinunciabili, un ingaggio che arriva quasi addirittura ai 4 milioni all'anno. Credo che insomma, come abbia detto il mister, siano finiti gli stimoli, e è giusto che insomma, se considera questo ciclo chiuso, Mazzarri vada a fare esperienze altrove. E nel dopo Mazzarri si fanno tantissime ipotesi e tanti nomi. Il primo è quello di Guidolin, che potrebbe garantire la continuità tecnica del progetto. Poi c'è quello di Rafa Benitez, si fa il nome anche di Allegri del Milan, ma lì deve decidere il Milan, e anche il nome di Bielsa. Quale di questi quattro vedresti più adatto per continuare il progetto Napoli? Bene, per continuare un po' il discorso tattico, probabilmente l'allenatore più indicato da un punto di vista tattico, ripeto, anche se non mi entusiasma, probabilmente sarebbe Guidolin, anche se io, così come suggestione, apprezzerei molto un arrivo a Napoli di Bielsa. Ricordiamo il profeta del 3-3-4, insomma un modulo che veramente ci farebbe divertire, e credo che Napoli avrebbe anche i giocatori per esprimere al meglio il credo tattico dell'allenatore ex selezionatore argentino. Poi non mi dispiacerebbe neanche tanto, ti devo dire la verità, Benitez, che a Milano ha fallito, sappiamo tutti perché, e credo che a Napoli potrebbe essere un grande rilancio per lui. Però al di là di tutti questi nomi, certamente non sarà facile sostituire Mazzarri, soprattutto se il nuovo tecnico che arriverà non avrà a disposizione poi i Cavani, i Campagnaro. Stamattina leggevo addirittura Maggio e i Zuniga, che insomma sono comunque giocatori importanti che mai e poi mai una grande squadra dovrebbe perdere. Beh, io mi auguro che tutto quello che si sta scrivendo in questi giorni sia destinato ad incenerirsi proprio nella realtà, perché è chiaro che in questo momento di forte destabilizzazione e di poca certezza che arriva dall'ambiente ufficiale della società si facciano 2000 ipotesi. Però non fa nemmeno bene, secondo me, allo stesso ambiente scrivere così tanto e così tanto e così tanto con questo volume rispetto a divorzi con giocatori, con allenatore, perché credo che il Napoli abbia sicuramente chiuso bene la stagione e abbia bisogno di continuarla. Quindi se va via Mazzarri, e questo significa che vanno via anche dei calciatori, allora c'è da chiedersi se erano attaccati alla maglia poi alcuni calciatori, ai soldi, al progetto tecnico eccetera. Quindi si dovrebbero fare poi un bel po' di domande. Però io vorrei rinviare tutta la giornata di domani. Io sono convinto che tra domani e dopodomani conosceremo di più, anche perché questa sera dovrebbe esserci la cena, e sai, così come l'anno scorso alla cena di Villa D'Angelo è uscito fuori l'addio di Lavezzi, l'addio del Pocio, secondo me questa sera potrebbe uscire fuori un bel po' di cose, un po' di fuga di notizie che domani potremo tutti quanti noi conoscere. Nel frattempo, per saperne di più, basta cliccare su internet www.pianetazzurro.it e visitare il meraviglioso sito del direttore Vincenzo Letizia, che ringrazio e che saluto. Sì, ti ringrazio, è meraviglioso. Volevo ricordare agli amici di ascolto che in distribuzione è uscito proprio questa mattina il nuovo numero della versione cartacea di Pianeta Azzurro, reperibile presso tutti i punti di Napoli e provincia, e praticamente reperibile anche sul sito dove sono indicati esattamente. Bene, pianetazzurro.it, più di un sito telematico. Grazie a Vincenzo Letizia, buon proseguimento di giornata. Ciao, ciao carissimo.